scoperto dandogli il nome di Polonio perché erano polacchi. Perché hanno rispolverato questa altra domanda? Perché hanno rispolverato questo Polonio? E lì possiamo fare solo delle ipotesi. Direi la più logica è che hanno usato una cosa irrintracciabile. E lì c'è l'elemento umano, che la tigna degli inglesi, i quali hanno dedicato alla ricerca di questa, della causa della morte di Litvinenko, hanno speso una quantità enorme di energie e di soldi per arrivare a capire che cosa gli era successo, e l'hanno scoperto. Ma nei piani nessuno pensava che gli inglesi potessero disporre di questa tecnologia e che avessero voglia di impiegarla per uno che sta in ospedale col mal di pancia, insomma. Non era... Però se ti cascano i capelli, sintomi... Però non, anche lì sembra che non sia stato mai usato prima. Che sia stato usato, non c'è dubbio. Che quello è morto per questo motivo, non c'è dubbio. Che le tracce del Polonio se le sono portate dietro coloro i quali erano andati con lui, non c'è dubbio. E Scotland Yard, del resto, ha, anzi no, la procura della regina ha emesso 3 mandati di cattura nei confronti di Lugovoi, Coftun e quell'altro di cui non mi ricordo il nome, i quali potrebbero anche essere inconsapevoli del fatto che hanno usato il plutonio, perché io almeno questo non l'ho trovato. Lui si sentiva male, vomitava, e la moglie Marina Litvinenko, stiamo parlando di Litvinenko, come ti fai sempre quando c'è qualcuno che vomita, cerchi di riequilibrare i liquidi e quindi dici bevi, bevi, e quello diceva beveva e rivomitava. E lì io difatti adesso scriverò questo libro scandito proprio sui momenti di questa sintomatologia di quest'uomo, di cui nessuno diceva. Lui ha detto, a un certo punto ha detto, qui mi hanno avvelenato. E siccome l'ultima persona con cui ho mangiato qualcosa era Mario Scaramella, che lui conosceva da anni, ma comunque qui qualcuno mi ha avvelenato, lui accusò Scaramella. E quello è il momento topico, perché quando Litvinenko deduce, immagina da solo che, se, essendo avvelenato e avendo ingerito qualcosa, l'ultima cosa che ha ingerito prima di la cena con la moglie, che certamente non l'ha avvelenato, era ciò che ha ingerito in presenza di Scaramella, ne ha dedotto che Scaramella l'ha avvelenato. A quel punto accade tutto, e cioè si illumina questo sorcio in trappola di questo Scaramella, chi è tutto il mondo, perché poi intanto se non... diffuse le immagini di questo del malato con gli elettrodi emaciato che moriva. Chi è? È un italiano. Che fa? È un italiano che lavora per una commissione italiana e comincia il ballo su Scaramella. Io su Scaramella dico subito che tutto ciò che è Scaramella è vero, autentico, e io, siccome intanto a Scaramella non ho mai fatto fare nulla, a me Scaramella mi è servito per controllare i russi di Londra, i quali controllavano i russi di Russia. Io quando ho visto che avevo un antagonista globale che stava a Mosca, avendo avuto l'opportunità attraverso un'altra persona di conoscere un uomo che lavorava costantemente con Suvorov, Gordievsky e con Litvinenko, che non conoscevo, io non li ho voluti conoscere, io andai a conoscere Scaramella a Londra e cenammo insieme a Suvorov, che è un famosissimo refugié del GRU, che è il servizio segreto militare, persona arcinota. Poi verificai le credenziali di Scaramella, le verificai con Bukowski, ho fatto una serie di incroci, perché naturalmente il personaggio è un personaggio scoppiettante, pieno di... e l'ho usato esclusivamente per monitorare i russi di Londra, i quali monitoravano i russi di Mosca. E questo fatto mi ha portato una massa di materiale dei russi di Londra,
i quali mi riferivano del presente e del passato dei russi di Mosca. Questo ha segnato la nostra condanna a morte. No, i comunisti, no, fregati niente a nessuno. Per cui... Del presente di Putin attuale, del governo attuale. Per cui il primo novembre Scaramella mi chiama e mi dice, ho ricevuto, anzi il 31 ottobre ho ricevuto, poi ho visto che lui è andato, ho appreso adesso che lui andò in un internet caffè poco prima delle 3:30 quando vide Litvinenko e si scaricò l'ultima mail di Limarev, che è quella in cui tra l'altro si dice che il Ubilava, che è questo personaggio che aveva il controllo sull'operazione per mettere a tacere, l'ultima email di questo Limarev, di cui parleremo un'altra volta, che causa, spinge Scaramella a correre da Litvinenko a chiedergli un appuntamento e che contiene, come poi verrà appurato, alcune cose false e improbabili ed altre che sono assolutamente vere, perché questo è tipico di questa gente fare dei mix tra vero e falso. E tra l'altro, appunto, nell'ultima mail c'è la... di questo Evgeny Limarev, che vive in Francia. Sì, quello che ha dato l'intervista in cui ha detto di avermi incontrato, avermi visto avere dei miei servizi segreti personali, tutte cose che poi sono state smentite dal governo e che il governo è stato chiamato a rispondere, per cui il governo è stato chiamato a rispondere in Parlamento, per cui nessuno mi chiede scusa, ma comunque questo esce Repubblica dicendo sostanzialmente quello Scaramella che adesso è emerso come colui che ha avvelenato Litvinenko, altro non è che il compare, a questo punto diventiamo due criminali, di un mestatore pubblico come è Guzzanti, il quale attenta alle istituzioni, perché io se verrò processato per colpo di Stato. Insomma, questa è l'intervista di Limarev. Questa è l'intervista. Limarev dice, conosco Guzzanti, l'ho visto alcune volte e mi ha mostrato... No, però loro pubblicano un'intervista a Litvinenko precedente. No, dello stesso giorno, 26 novembre, stesso giorno. Ma era morto? Era morto. La classica intervista è morto. Difatti è smentita dalla moglie. La moglie ha detto... Sì, cioè... Però è che tra l'altro poi è solo Bonini, d'avanzo, come dice anche Limarev, non parla solo napoletano, ma insomma... Il punto è che questi due hanno fatto un gioco su cui non voglio spendere aggettivi, insomma. Però la commissione era già chiusa. La commissione era morta da mesi. La commissione muore l'ultimo atto, credo, formale, quando io ho segretato il famoso video contro Prodi, che ho segretato, è stato, mi pare, a marzo. Video contro Prodi? Certo, ma adesso stiamo registrando? Sì. Ah, bene, bene, no, non volevo che avesse spiegato, no, siccome hai detto andare tutto perso. No, quello di prima, quando si è ritornato. Sì, allora, Litvinenko aveva detto più volte a Oleg Gordievskij, all'eurodeputato Gerald Batten, che ne ha fatto una interrogazione al Parlamento europeo, sta su internet, E poi l'aveva detto a Vladimir Bukowski e poi l'aveva detto a Scaramella, che l'aveva detto a me, e cioè che quando lui, Litvinenko, nel 2000 lasciò la Russia, si rivolse al suo vecchio capo ed amico generale Trofimov e gli chiese consiglio, perché Litvinenko aveva un fratello che vive in Italia, che si chiama Maxim, che ha una pizzeria a Senigallia. E allora Litvinenko racconta, quando io chiesi a Trofimov dove vado, dove mi consigli di andare, Trofimov mi rispose, il consiglio che ti do è di andare o negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, ma certamente di non andare in questi tre paesi, Germania, Austria ed Italia. Il motivo è che in questi tre paesi noi abbiamo infiltrato